Cari amici, buongiorno e rieccoci di nuovo insieme. Ed eccomi qua a presentarvi un'ulteriore cartuccina del 28 per passarci il tempo in compagnia in questo periodo di pandemia. Poi non lo so tutte queste cartucce che andiamo a fare, speriamo che ci sarà modo di poterle sparare. Male che vada, ci riuniamo tutti quanti quando sarà possibile al piattello. E le spariamo tutte a piattello. Voglio proprio vedere tutta questa selvaggina dove deve uscire fuori. Ma comunque, fregatemi, fatene una decina per tipo, così tanto per passare il tempo. Non accumulate troppe cartucce dentro, non ne vale la pena. E allora, vediamo di vederlo nei dettagli. È una cartuccina che ho studiato appositamente per la guaglia. Intanto qua devo fare una piccola correzione. Questa cartuccia era stata pensata in effetti per un periodo di aperture, ma siccome oramai assodato, grazie ai nostri signori governanti, ai nostri grandiosi rappresentanti nelle associazioni, eccetera, eccetera, che l'apertura delle guaglie non si potrà più fare il 15 settembre come una volta, e sarà portata sicuramente al mese di ottobre, se ci resta qualche cosa da sparare a ottobre, cosa di cui ho fortemente dubbio, ringraziandoli per il loro interessamento e la loro grande scultura in campo ornitologico, perché come fanno a non sapere che le quaglie a ottobre se ne vanno? Boh, non lo so, forse è fatto apposta per non farcene sparare neanche una, così se le sparano tutte all'estero. E vabbè, scusate lo sfogo, stavo dicendo, visto che oramai si spara a quaglie dal 1 ottobre in poi, e che a 1 ottobre di solito, perché anche visto il punto interrogativo, cominciano le prime piogge, comincia il freddo, allora la cartuccia che vi vengo a proporre monterà un innesco 616, anche perché dato il tipo di polvere che ho scelto, che è l'M410, un innesco 616 è necessario per avere un quad in più, un pochettino di spinta in più, e far accendere meglio questa polvere con una dose di piombo che non è proprio adattissima, che diciamo che la M410 si dovrebbe caricare dai 26 grammi in su, io la sto facendo una 25 grammi, ho verificato comunque che è validissima, soprattutto anche per le 24 grammi, ho avuto modo di provarne e apprezzarne l'efficacia. Quindi non ho dubbi che accenda bene, ma dato che la stiamo sparando a ottobre, gli diamo un aiutino in più col 616. Quindi 28, 65, 616, 1,40 di M410 per 25 grammi di piombo. Trattandosi di una cartuccia specifica per le quaglie, ho scelto il 10. Dopodiché il borraggio. Borraggio abbiamo la nostra coppetta Baschieri e Pellagri, per chi ce l'ha una borretta Purgotti da 16, o una borra qualsiasi in feltro da 16, fatevele da voi l'SFS, compratevi il feltro della ferramenta, prendete una fustella da 14 e le fate e ci mettete sopra e sotto un sugherino, avete fatto l'SFS. Non ci vuole molto, è questione di passarsi un po' di tempo, siccome però tempo ne abbiamo da passare, facciamolo. Potete anche comprare direttamente i feltrini da 14 e incollarci sopra il sughero e otterrete lo stesso risultato. Se poi vi scoccia pure fare questo, prendete una borretta in sughero, usate quella. Alla fine non cambia tantissimo, dato che il lavoro lo fa la coppetta. Però questa è un po' più rigida, preferisco questa, soprattutto che si tratta di una polvere molto progressiva, avere una borretta rigida sopra facilita l'accensione. Per finire chiudiamo in orlo tondo a 62, quindi imbossolo da 65. Se vi piace potete dipingere il bossolo come meglio credete, come ho fatto io. Ecco, ci ho stampato una quaglia, potete fare un po' quello che vi piace e lo rendete più carino. Anche questo vi serve per passarvi un po' di tempo. E niente, vediamo un pochettino come sempre come si procede. E allora, per prima cosa dobbiamo pesare la polvere. Vi ricordo che sono 1,40 g. Io già li ho preparati e li mettiamo direttamente nel bilancino. Prendiamo la M410. Molti non conoscono le potenzialità di questa polvere nel calibro 28 e sono convinti che è valida solo per il 36. Niente di più sbagliato, per il 36 sarà buona, ma
Vabbè, il 28 è ottimo, vi assicuro che ci ho fatto cose incredibili. E chi di voi ha seguito i miei video ne sa qualche cosa. Ci ho ammazzato di tutto, beccacce, cinghiali, è eccezionale questa polvere. Va bene, già abbiamo raggiunto il peso. Semplicemente controlliamo che il bossolo sia vuoto e inseriamo la polvere. Ok. A questo punto tocca alla coppetta, maschere e pellagri, inseriamo e l'accompagniamo a contatto con la polvere. Borretta Purgotti, da 16 ricordo, anche questa la prendiamo e l'accompagniamo. E la parte della polvere è finita. Possiamo procedere alla pesatura del piombo. Dunque, per evitare di perdere pesini, che mi dispiacerebbe, mettiamo subito a posto questi pesetti. Ok, premiamo quelli che avevo già preparato con 25 grammi per il piombo e tiriamo fuori il piombo del 10 e lo pesiamo. Siamo praticamente arrivati al peso giusto. Non ci resta che versarlo. Oh, per la chiusura ho scelto un dischettino di plastica che sono veramente carini, trasparenti. Sono carini anche esteticamente. Questi li trovate all'armadio Don Monaco. E non lo so se qualche altro armadio li tratta pure, ma fino ad ora li ho trovati solo là. Quindi appoggiamo, lo assestiamo ben bene, questo è il risultato finale. Non ci resta che fare una bella chiusura in orlo tondo. Oh, per l'orlo tondo io questa volta ho scelto una bobina un po' diversa. Si tratta dell'AT1 della Cortina e Pezzotti, che qualcuno conosce anche col nome di Turbo, quella famosa fatta da come si chiama? Quella marcata Peter 1, Pietro Trombetta. È un'ottima bobina per chiudere stretto. E siccome voglio fare accendere la polvere al meglio, sfrutto anche quest'altro escamotage per creare una chiusura un po' una tonda un po' più forte che dovrebbe aiutare la combustione della polvere. Ok. Bene, ho semplicemente montato tranquillamente la nostra T1, la cartuccina è pronta, la mettiamo direttamente qui e procediamo all'orlatura. Ecco fatto, già avevo regolato l'altezza giusta. Ecco a voi l'orlo, che come vedete è venuto abbastanza stretto, e la cartuccia è perfettamente ferma ed eccola pronta a sparare e spero a farci divertire su qualche quaglia. Sempre che ne avremo l'opportunità, sempre che avremo la possibilità di uscire di casa. Anche per oggi è tutto, ragazzi. Coraggio, tiriamoci su, divertiamoci, passiamoci il tempo per adesso. Facciamo poche cartucce, poche per tipo, ma giusto per passarci il tempo. Per chi ha la possibilità, stampiamo qualche bossolo in maniera carina. Guardate, ho fatto questi così. Proprio oggi ne ho preparato qualcun altro, magari con disegni un po' diversi. Qua c'è un colombaccio preparato per l'SP2. Qua c'è una cotornice. Insomma, bene o male, sto cercando di fare anche qualcosa di gradevole dal punto di vista estetico. E niente, qui da me vi saluto. Questo è tutto, vi saluto io. Vi saluta anche Nika qua, la mia allieva. Piano piano le sto insegnando anche a lei a caricare, che mi viene a fare compagnia ogni tanto. Ora le ho messo il guinzaglio perché è il momento di fare la passeggiatina e prendiamo un po' d'aria. Ok, Nika saluta a tutti. Ciao!